prende la parola il consigliere capogruppo Giovanni Pagliese. Due valutazioni anche nostre, mie in particolare, su quanto avvenuto. Passato più tempo di quel che pensavo dall'ultima volta che ero seduto in questi scranni, mi dicono, e come vedete ho bisogno di un aiuto, ma insomma spero di farcela. Intanto di nuovo ben trovati a tutti alla nuova amministrazione, molto quasi in toto rinnovata, al gruppo di minoranza e anche agli annonesi che hanno voluto essere presenti a questo nuovo inizio. Dalla netta vittoria del nostro gruppo lo scorso 25 maggio, io continuo a pensare a cosa sia effettivamente successo e provo anche a fare dei confronti con il 2009, visto che per me non è ancora del tutto chiaro quanto accaduto. In genere mi piace cercare di capire cosa mi capita attorno. Non ho capito tutto quella volta, non ho capito tutto adesso, però adesso sono più contento, chissà perché. Il nostro risultato è stato netto e quindi tanti complimenti a te, Ada, prima di tutto neo sindaca, se accetti questa addizione al femminile che inizialmente dicevi, sindaca di Annone e sindaca degli annonesi. La scelta di chiederti mesi fa da parte nostra di accettare questo impegnativo compito è risultata vincente, ma soprattutto convincente. La notevole affluenza ai comizi e secondo me l'applauso genuino e spontaneo dell'ultima sera lasciavano ben sperare. I nostri cittadini ti hanno eletta con numeri che non lasciano dubbi. Secondo me questo significa che tutto il tuo lavoro di tanti anni fatto nelle associazioni del volontariato è stato riconosciuto e premiato. Adesso devi solo proseguire con quel metodo e quella determinazione. Ai colleghi di lista, anche quelli non presenti in consiglio, in molti casi amici da tempo lontano, dico che la compagine tutta, sia nei componenti con esperienza, non mi andava di dire vecchi, quindi ho usato questa espressione, che nei nuovi e freschi ingressi, ha raccolto l'approvazione dei nostri compaesani che si aspettano ora che alle parole seguano i fatti. Per questo, così come altri hanno fatto con me nel lontano 1980, ed è seduto qui con noi, approvo in pieno l'incarico di responsabilità affidato a Chiara con la sua nomina ad assessore e ti faccio tanti auguri. Indubbiamente le tante novità del nostro comune e in molti altri ancora, sia vicini che lontani, oltre a tutto quello che abbiamo sentito proprio oggi sui comuni al ballottaggio, confermano secondo me prima di tutto due cose. La prima è che quando le cose presenti non convincono del tutto, si è disposti a cambiare molto più facilmente di quanto succedeva anni addietro. C'è meno pazienza, meno voglia di aspettare, c'è una forte insoddisfazione, magari aggravata dai continui scandali, anzi direi proprio senza magari, sicuramente aggravata da quanto sentiamo emergere. La seconda è che forse anche a casa nostra ha soffiato un po' il vento del nuovo che ha percorso tutto il paese. Ansioso e preoccupato com'è che si possa vedere finalmente dei cambiamenti convincenti e anche un'inversione della crisi che così forte e profonda non si era mai vista. La lettura combinata dei numeri locali e nazionali indica secondo me qualcosa di verosimile in questo senso. Venendo alle nostre cose e al programma, che la neosindaca ha appena riproposto in sintesi, consci delle difficoltà nazionali, dei numerosi tagli alle possibilità di spesa dei comuni, anche quelli sani come è sicuramente il nostro, abbiamo voluto da subito rimanere coi piedi per terra, evitando facili promesse e slogan insostenibili. Per attuarlo ci attiveremo in tutte le direzioni, cercando di sfruttare i pochi e preziosi finanziamenti che lo stato delle cose ci consente. Dovremo essere più vicini alle persone deboli e in difficoltà, perché sono le più indifese nell'affrontare i problemi che le assillano. Per me la tua storia, Ada, è la più convincente garanzia che sarà fatto. Importanti novità sono alle porte, la città metropolitana, secondo
me è una di queste, forse la più importante, e sapendo la vicinanza delle date arriveranno a tamburo battente le incombenze. La nostra provincia, la nostra zona in particolare, possono cimentarsi in una trasformazione della pubblica amministrazione che, se fatta con intelligenza, grande umiltà e meno sterili campanilismi, come troppe volte è successo, può portarci ad essere protagonisti di un cambio di marcia e di metodo, una volta tanto da leader e non da inseguitori, come spesso siamo stati in questa zona. Dovremo per questo coltivare tutti quegli accordi ed alleanze sovracomunali che sono indispensabili per capitalizzare il peso di un piccolo comune come è sicuramente il nostro. Spero per questo che tutti quei chilometri e quelle ore di riunione che mi sono sobbarcato in questi ultimi anni in ambito provinciale e regionale, grazie all'incarico di segretario di circolo, possano favorire la nostra presenza nei luoghi e negli organismi preposti a decidere le opere e le iniziative di interesse più vasto che quello strettamente comunale. Con questa logica e questo spirito ritengo sia utile e proficuo mantenere rapporti di collaborazione e di confronto anche con le forze di opposizione. E in tal senso offro ai colleghi di minoranza la disponibilità mia e del mio gruppo per smussare i probabili attriti e i diversi punti di vista che il diverso collocamento comporta e coltivare più ampie relazioni, specie in ambito sovracomunale. Augurandomi, mi dispiace che siate solo in due, che ci sia anche una motivazione corposa. Queste parole, me ne rendo conto, sanno spesso di retorica, e le mie non fanno eccezione, rimangono confinate nei buoni propositi degli inizi. Il tempo, si sa, è galantuomo, e quindi affido al tempo di verificare se sono parole o impegni seri. Nel ringraziare i tanti annonesi che ci hanno dato la loro fiducia col voto, confermo il nostro impegno e la nostra disponibilità nei confronti di tutti nel tener fede alle promesse che vi abbiamo fatto. Buon lavoro, quindi, vedrete che ce ne sarà per tutti, e auguri che non guastano. Grazie.